Ciao, benvenuti. Allora, intanto mi presento. Io sono Edoardo e sono uno degli organizzatori dell'Extreme Programming User Group di Milano, o XPUG. Io assieme a Daniele, assieme a Fabio e a Nicola, che ha avuto un imprevisto, ci raggiungerà più tardi. Allora, che cos'è l'XPUG di Milano? È uno user group storico dedicato allo sviluppo del software usando le metodologie agili dell'Extreme Programming, come dice il nome. E l'evento di oggi ha l'idea di rilanciare le attività dell'XPUG. E per farlo abbiamo organizzato questo incontro con quattro ospiti che adesso vi presenteremo, anche se facilmente li conoscete già. E niente, molto velocemente volevo fare un paio di ringraziamenti, vabbè, intanto agli ospiti, e li ringrazieremo anche dopo, poi a voi che mi siete iscritti e siete qui stasera, poi allo user group di Ethereum Milano che ci ha ceduto il posto. Avevano prenotato loro per questa sera, però ci hanno fatto la cortesia di cederci il posto per poter organizzare questo incontro. Sì, perché incrociare le disponibilità degli speaker nostre della sede è stato complicato. E quindi loro ci sono venuti incontro così, li ringraziamo. E l'ultimo ringraziamento è a chi ci ospita qua fisicamente, a cui cedo la parola adesso. Chi è che mi ha già sentito parlare? Che devo davvero rifare la presentazione. No, facciamo così. Questa settimana è la terza volta, domani la faccio per la quarta. Sabato c'è un altro evento, la faccio pure sabato. Fatti un video, così poi lo metti. Ci ho pensato, la faccio partire, io sputo. Indichi il video. Come che fanno? La ruota di bocca. Per chi non mi conoscesse, così mi potete trovare su internet, mi chiamo Gianluca, qui i founder sono tutti partiti un po' così, il così di code, la E non so dove è andata a finire, passiamo a spiegare la cosa più importante, chi se ne frega che sono io, cos'è sto spazio, dov'è che stiamo? Cos'è? Tipo talent garden, un co-working, s'affitta scrivanie, no? Questa è una cosa che cerco di sottolineare sempre. Questo qui è l'ufficio di un po' d'aziende. La principale azienda che lavora qui dentro si chiama Mikamai, fa sviluppo in ambito web con queste tecnologie e queste altre, anche altre. E le principali sono queste. E per chi lavora per aziende tipo queste, non solo, però per farvi capire più o meno i clienti sono. Qui dentro Mikamai però non lavora da solo, lo spazio lo condivide con altre aziende, tipo Litmi, fa lo stesso lavoro di Mikamai ma con altre tecnologie. Oppure Jack fanno design, oppure ancora no, è l'ultima azienda che si è unita al gruppo e non ho più idea di cosa faccio. Queste quattro aziende qui dentro lavorano a banale durante il giorno, cercano di portare a casa la magnotta. Da però ormai un po' di tempo ho deciso di fare una cosa: la sera, il weekend, dare il proprio ufficio in maniera totalmente gratuita alle community che hanno bisogno. E questa opera di chiamiamolo volontariato è seguita anche da quest'altra azienda che non lavora qui dentro, l'azienda per cui lavoro io, che banalmente presta la mia figura a supporto del movimento, molto molto male. Perché si fa sta roba che ci piace? Dico sì perché non sono da solo, grazie a Dio, e insieme a me a seguire le community, posso portarlo così. Insieme a me, che seguo le community, ci sono anche Mara, Francesco e Deborah, rispettivamente mica mai Limpi e mica mai, e vi ripeto, perché si fa questa cosa? Perché ci piace. Sicuramente le aziende che vi ho citato hanno il ritorno di visibilità, non è però il motivo per cui mettono a disposizione lo spazio. Lo metto a disposizione perché a loro la sera e il weekend non gli serve, sanno che ci sono delle community che hanno bisogno di uno spazio come questo in maniera gratuita, e quindi ci sono poi persone come quelle che vi ho citato a cui piace seguire le community, e quindi lo mette a disposizione. Qua vi hanno già spiegato stasera che evento viene ospitato, e
Io come al solito vi ringrazio perché per noi è davvero un enorme piacere ospitare community come Expo. E, la marchettata, che rimane così da un po' di tempo, io la faccio, quindi non mi parla. Mica Maria Link, mi stanno cercando un sviluppatore di JavaScript, se siete interessati, questi sono i miei riferimenti. E io poi le dirigo verso le figure di hiring. Mo faccio come Baglioni e lascio la parola a Dani. Ciao. Presentazione di Gianluca e io le adoro. Poi le cifre che va a cercare e trovare sono bellissime. Poi io inviterei gli ospiti a occupare le sedie rosse, che sono rosse perché sono evidenziate grazie dagli altri. La crociera esalta meglio, il nero planta. E prima di dare la parola a Fabio che modererà la discussione, vi faccio un'introduzione veloce per chi è pigro e non ha letto la descrizione del meetup. Da, sfrutto l'ordine casuale in cui vi siete seduti e da sinistra a destra vi presento, se posso. Allora, si definisce con orgoglio programmatore, freelancer con più di 20 anni di esperienza professionale, diversificata su diversi contesti, inizia a studiare e applicare le metodologie agili all'inizio degli anni 2000, unite a tecniche di produttività personali. Fonda nel 2004 l'Extreme Programming User Group, quindi questo gruppo qui fondato. Ringrazio te quindi di essere qua, Gabriele Lana. Poi, Agile Coach, Senior Developer con focus sulle metodologie agili, attualmente Head of Agile Services, che è bellissimo. Non l'hai mandato. Ci ho messo una vita in avere un titolo così. Head of Agile Services in X-Peppers, che ora è diventata Claranet, chi non lo sapesse, acquisita una delle business units italiana di Clare, che è una delle aziende pilastro per quanto riguarda l'applicazione delle pratiche XP e metodi agili, oltre ad essere l'azienda in cui lavoro e mandate il CV. Ha esperienza di oltre 20 anni nello sviluppo e design del software, nella gestione del team e progetti in diversi modi. Nell'anima perché ho cominciato che ero molto molto piccolo, no? Una cosa che ho, no? Vi ringrazio Marco Trincardi. Il prossimo è lungo, fai troppe cose, la corsa la parte finale. Programmatore, coach, autore e speaker, sviluppatore SP prima, poi .NET, C#, con cui ha aiutato applicazioni COBOL a stare al passo coi tempi, che è una bella sfida, devo dire. E ha cambiato lavoro poi. Si occupa di metodi di sviluppo agile del software con attenzione alle pratiche di testing continuous integration, socio e consigliere di Italian Agile Movement e uno degli organizzatori degli Italian Agile Days, Kotlin Community Conf e della neonata Working Software Conf, che sarà tra l'altro a luglio. Poi ve lo dico. Ringrazio Ferdinando Santacroce. Ultimissimo, ma sono in ordine di sedia, Agile Coach in Agile 42, Technical Trainer, Software Developer con ampia esperienza in diversi settori, co-founder dell'Extreme Programming User Group Bologna, quindi insomma abbiamo preso. E co-organizzatore dell'Italian Agile Day, aiuta le aziende in Italia e non solo ad adottare i metodi agili con le moderne pratiche ingegneristiche per lo sviluppo software. Grazie di aver accolto il nostro invito, Roberto Bettazzoni. Detto questo, anch'io faccio come Baglioni e lascio la parola a Fabio che può far partire la discussione. Vai. Partire appunto. Vai. Sono qui solo per far partire appunto perché non ho molto da dire, perché sono qui alla mia sinistra. Sono molto più esperto di me per quanto riguarda XP. Dunque, il tema della serata un po' l'ha introdotto Daniele, direi che non ho molto da aggiungere. L'intenzione è capire un pochino qual è lo stato di questo metodo agile in Italia e poi vediamo in base alle esperienze che avranno da raccontarci se riusciamo a capire anche un po'. E quindi partirei dal racconto che ha fatto Daniele degli ospiti
Non so, magari da Gabriele, la domanda è che vi faccio, la prima domanda che vi faccio è più raccontare un attimino la vostra storia, nel senso, prima lavoravate in un modo, immagino, facevate qualcosa e poi avete incontrato Steve. Com'è andata? Se avete avuto subito grande amore per questo metodo, se ci sono state delle difficoltà e se c'è qualcosa che poi vi ha aiutato a superarlo. Faccio veloce, a posto. Cerco di abbiamo un'ora di assunzione, poi chiediamo, facciamo fare a loro. Ovviamente è lunga. No, la sostanza è che lavoravo come programmatore, appena uscito dall'università, e capivo che c'era, cioè il mio obiettivo era quello di diventare bravo a fare quello che facevo. Avevo capito che non era il top quello che stavo facendo. E quindi sì, i progetti non andavano molto bene, si lasciava lentamente, era più intuitiva la cosa, però era più una sofferenza interna più che un confronto, perché intorno a me era tutto fatto così, cioè stavo parlando quando c'era il RUP a 12 fasi, cioè la roba più agile che girava, era quelli veri facevano un waterfall a molte fasi. Ok, cioè quelle lunghissime da quelli dei anni, esatto. E cioè, si documentava tutto in UML first, UML first, questo era più o meno il setup. E niente, cercavo nuovi modi di fare le cose. Nel 2000 ero uscito da un programma che Explained, se non sbaglio, Kent Beck. Al primo giro l'avevo schifato, ero la Oepling, me lo ricordo benissimo, perché poi ero stato autoscioccato quando capito. Era la prima edition. Quella è la seconda. Questa è la seconda edition, sì, il libro bianco, infatti era chiamato, adesso è poco meno bianco. E l'avevo visto la Oepling lì, appena salì dalle scale, era lì, ho detto, ma cos'è sta cagata, e invece no, poi ripassandoci sopra due o tre volte l'ho sfogliato, ho detto ma sì, magari lo compriamo, poi ho cominciato a approfondire, ho visto che c'era una mailing list italiana fondata da Cirillo dopo che aveva partecipato ad un progetto in Svizzera con Kent Beck, e Kent Beck gli ha detto ma apri la mailing list Extreme Programming Italia. Lui l'ha aperta, su questa mailing list si è cominciato un po' a parlare. C'erano le extreme chat del martedì sera, non mi ricordo più neanche su che piattaforma la facevamo, ma tipo una roba tipo un canale di ICQ, una roba del genere, una roba bruttissima. E da lì abbiamo cominciato a parlare, fin tanto che Abis ha organizzato il primo Agile Day italiano nel 2004, fine 2004. E da lì poi Cirillo ci ha detto andate e fondate i diversi user group. C'è stato un momento in cui hai detto cavolo, questa cosa funziona, wow moment, cioè quando passa il primo mi piace la domanda, qual è stato il vincolo lì? No, prima arrivo all'impatto brutto. Cioè, brutto velocizzare, no? Contatemi, però spero di prendere meno di 3-4 minuti. No, il discorso era a me che mi hanno salvato perché leggevi libri, ma la domanda e il dubbio era sempre sì, però applico, cioè leggo, penso di aver capito qualcosa, la applico. Il ciclo di feedback comunque è lungo, perché capire se un progetto sta andando bene o sta andando male, stiamo parlando di mesi, se non anni, perché comunque dipende dalla definizione bene o male, cioè anche da un punto di vista economico l'azienda va bene, cioè non si sa, no? Cioè se la tecnologia sostiene bene l'azienda. E quindi poi le community sono stato, la community italiana di Extreme Programming è stata la mia ancora di salvezza, perché potevi parlare con altre persone e sostanzialmente un po' tipo come fa Naruto col Kagebushin, cioè di avere esperienze parallele parlando con le altre persone, di come, l'esempio classico che si fa il TDD, ma anche come si scrivono le user story, c'era cioè tutta roba che, cioè, letta sui libri, ma tutti capivano, cioè, quello che volevano capire loro, cioè, quindi è stato poi il merge di tutte queste cose che ci ha fatto andare nella direzione buona.
Guarda, cioè, rispetto al miglioramento era banale, perché penso che qualsiasi cosa vagamente poteva essere migliore di quello che facevo prima. Quindi, infatti, la Cirillo aveva risposto a una domanda: qual è la metodologia più diffusa in Italia? La sua risposta è stata la speranza. Rispetto alla speranza, qualcosa di un attimino più fondato e più organizzato era, cioè, può essere stato meglio, cioè, si è migliorato nel tempo. Va bene, chiedo anche a, come andiamo in ordine di qui? O, sì, dai, chi vuole? Sì. Allora chiedo a Trinco. Vabbè, il mio approccio, vabbè, venivo da varie esperienze, tra cowboy style di quello erace, a invece ho ammirato e applicato Loop. Non ha funzionato un cazzo uguale, però... Sembrava pensato bene. Se sembrava pensato bene. No, perché a parte il software dell'UML, però, aveva senso, perché ti diceva tutte le varie, le diverse fasi, di qua, di là, un minimo concetto di iterativo c'era, solo che durava a 14 anni, però aveva questa idea. Però in questa ricerca non trovavo nulla, cioè i problemi alla fine erano sempre gli stessi. Quando si avvicinavano le release nottate, quando dovevi integrare robe inenarrabili, e cercando in rete mi sono imbattuto nelle stream programming, in qualche testo, in qualche cosa, ho cominciato a leggere, comprato un libro bianco, e poi ho scoperto che nel 2003 c'era l'Extreme Programming Conference a Genova. Vado a Genova e... Quella internazionale. Quella in internazionale. Di italiani eravamo pochissimi, uno di questi era quel signore lì. E da lì ho detto, cazzo, dai che forse questa... cosa funziona. Da lì scopro la mailing list e Speed, che è stata una liberazione, anche perché poi io vengo dal Friuli, vengo da Udine, quindi non avevo una community di riferimento, qualcuno attorno, e quella mailing list è stata sì, assolutamente. Poi 2004, prima conferenza italiana, conosco quello che è stato, lo conosco figura qui, e che dire? Oh. Poi grazie. E poi X-Factors. No, molto poi. Io non sono esattamente un early adopter, infatti ho sicuramente una bias diverso da loro probabilmente. Sono arrivato all'Extreme Programming che era già partita la Wave 2, quindi quando già l'agilità era uscita dall'ambito del software, era stato il 2006-2007, partecipando a una Jam Day, dove c'erano questi due ragazzi, non mi ricordo che azienda fossero, che raccontavano che loro lavoravano tutto il giorno in due sullo stesso computer. No. Quindi uno spreco di fatto, no? Però ho capito che c'era qualcosa che poteva tornarmi utile. Quindi da questo input, quindi hai visto proprio una pratica, cioè sei arrivato perché hai visto che due persone stavano facendo bene. Ammetto la mia completa ignoranza prima di quella data. E sono arrivato questi qua che dicevano questa roba qua, gente che parlava di testo automatici, gente che parlava di cose che a me erano ignote. Io sono stato prima un po' scettico su alcune cose, tipo per il programming. Ho detto, bella sì, ma sarà solo loro in Italia che lo fanno. Poi comincia il capo. Esatto, tutte quelle dinamiche lì. Sono andato dritto sulla pratica, sono un amatore, ho scoperto i test, diciamo, una cosa di quant'altro, mi sono fatto bomba su quello, ignorando un po'
tutto il contesto, tutto il contorno. Quindi ho fatto una cosa un po' strana, un po' al contrario. E da lì, da questi primi approcci, poi mi sono letto i libri, poi ho cominciato a considerare dell'altro. Ho provato a portare qualcosa nell'azienda dove lavoravo, ma ero l'unico che andava a conferenze, l'unico che discutava con altri, l'unico che cercava di fare qualche cosa, e quindi ho fallito abbastanza miseramente. E basta, poi sono riuscito per un anno almeno a fare qualcosa che assomigliasse ad Extreme Programming. Non so, ad oggi mi sono mai fatto Extreme Programming, non so se qualcuno se esiste, certo, okay. Se esiste una dalla Z, se esiste una dalla Z. Però ho subito questo processo e per me non so ancora se l'ho capita tutta questa storia delle stream programmi, ancora oggi. Grazie. Chiedo anche al Taz che... Io ho avuto una specie di fulminazione, non so lo che ho detto, ma fulgoramento. Ah, c'è stato un momento... C'è stato un momento in cui ho capito, non so se è tipo fantomico, sotto lo scantinato. La scena, quanto fantomico. Solo che è stata una somma di falli, cioè... Siamo partiamo da lontano. Io ho qualche 2-3 mesi più di loro. E, diciamo che ho iniziato a programmare per lavoro nell'84, ho fatto il mio primo progetto, quindi questo l'ho fatto adesso. E automazione industriale, C++, connettività. A un certo punto vado a lavorare in un grande progetto che è una centralina per la Volkswagen, eccetera, quindi il vero waterfall, quello con il metallo, non funziona nulla. Cioè il software è un macello, non funziona come la meccanica, è un dramma. Alla fine, vi parlo di inizio anni 90, un manager illuminato dice, vabbè, mettiamo tutte le persone intelligenti dentro una stanza e smettiamo di rompere. E vediamo se e abbiamo acceso la macchina. Scrivevamo praticamente il codice sopra, testando sopra la macchina direttamente. E senza avere le specifiche, scrivevamo estremamente più veloce, parlando direttamente con i meccanici. Cos'è che deve fare questo motore? Così allora scrivamo in C direttamente. E mi era sembrato un modo molto intelligente di fare le cose. Una volta che abbiamo finito questa cosa, ovviamente è stato un successo, poi sono andato a lavorare da un'altra parte, mega corporazione che iniziava a fare cose su internet, non so, cioè una cosa nuova dell'epoca, anni 90, eccetera, e abbiamo cominciato a usare i test unitari verso la fine degli anni 90. Cominciavamo già queste cose qua, ma nessuno spiega che fossero pratiche, tutte venivano poi da stessa parte. Verso il 2000 qualcosa, lavorando con i videogiochi, ho detto, ma tutta questa roba qua poi è assieme in un contenuto perché si chiama XP. Andiamo a vedere a questa conferenza cosa dicono. E lì fui folgorato davvero dalla voce di che c'era una ricetta visibile. C'era una ricetta che... Sì, sì, cominciò a spiegare come tutte queste pratiche che io avevo assorbito semplicemente per il dolore di non... Cioè, perché se no, visto che io volevo professionista, se sbagliavo i batti li fissavo io, a mie spese. E io volevo... A me non piace tantissimo passare sempre a me, quindi cercavo di avere una vita decorosa, figli, eccetera. Per fare figli bisogna anche smettere di programmare, ok? E quindi, spinto da queste pulsioni nobili, peraltro, ho usato tutte le pratiche che mi permettevano di scrivere software decoroso e di non stare lì. E si chiamavano XP e con la coppia di questo punto, allora certo tutto torna. Sono riuscito a convincere due matti romagnoli a mettere su un team e a fare il mio primo progetto completamente con un team XP nel 2005. E abbiamo fatto questo progetto in C++, un linguaggio che veniva fuori allora, che era cool, perché se no non siamo un po' pochi, se non proviamo un linguaggio che era Python, e funzionò stranamente, era come in produzione stranamente. E da lì poi. Adesso, diciamo, non è, poi dopo l'ho preso quasi come un mestiere. Adesso lo faccio come mestiere. Però prima mi hai detto, è meglio fare il coach che lavorare. Sì, molto meglio lavorare. Cioè, voglio dire, tu
tu fai le cose, di gente, non è che capito se che arriva tutto quello, quello deve funzionare al 100%. Infatti ogni tanto scrivo il codice più poco. Ma mi sembra di capire che tutti siete arrivati qui guardando le pratiche, cioè vedendo delle persone che facevano delle cose. Ho riassunto un pochino. Probabilmente partendo da una sofferenza popolare. Partendo da una sofferenza, vedi? Cioè c'è questo, questo tema, questo filo di cervello, vedo una persona che lavora in un modo diverso da quello che faccio io, però da vivo, giusto? No, perché tutti e quattro erano programmatori, di base. Ok. Cioè quindi vedi la pratica prima del, del layer superiore. C'è qualcuno che te la insegni comunque, perché dal vivo sì, non ci sono scelte. Oggi però qualcuno fa ancora un po' di programmazione, altri fanno i coach, cioè altri fanno cose miste. E girando nelle organizzazioni, quindi iniziamo a capire un attimino quel tema lì, quindi qual è lo stato attuale dalla vostra esperienza. Ora non voglio chiedervi io dove girate, perché so che sono sempre in Italia, eccetera. Magari siamo sul geografico. In queste organizzazioni in cui girate, cosa vedete invece rispetto all'agilità in generale? Poi sì, ha potuto fare prima con Spirit, poi si è trovato un nome per questi metodi, metodi agili. Chiudiamo un cappello di metodologie e fatto di metodi agili, tra cui c'è XP. XP è molto pratico, quindi mi chiedo se nelle aziende in cui andate vedete che innanzitutto se le persone adottano i metodi agili c'è ancora qualcuno che fa Waterfall, e poi tra i metodi agili se trovate veramente qualcuno che fa XP, qualcuno che fa solo le pratiche. Una la smacchia velocemente. La esistono ancora quelli che lavorano in Waterfall o alla pena di morte. Finché ne volete. Finché ne volete. Cioè, fanno medicamente, se dovessi sparare nella tua esperienza, hai visto 10 aziende, 1000 aziende, 100.000? No, scusate, allora, facciamo così. Chi non usa nessuna pratica XP è vissuto in una caverna per lontano. No, io non ne conosco davvero, anche quelli più waterfall un minimo di unit test infatti. Un minimo di TDD salta fuori, qualche illuminato lo trovi, qualcuno che di nascosto fa un po' di TDD lo trovi sempre in ogni azienda, cioè non riesce a tenere fermi i programmatori neanche se le mani sia una soccone, cioè anche nel peggiore posto waterfall io ho visto usare pratiche. E funzionano anche senza il resto? No. Io tutti gli aziende veramente XP dove sono lavorato, c'è stato una sola, non ho lavorato in mille aziende, 4 o 5, ho una sola, come si deve. In Italia, stiamo parlando di Italia. Adesso da un paio d'anni che sono in giro per aziende che se ti chiamano a fare il corso tecnico di un'azienda è perché in genere non ce la fanno, nel senso che sono arrivati ad un punto in cui alzano le mani e dicono aiutatemi qualsiasi cosa, o ti chiedono proprio XP, ti chiedono un aiuto, o ti chiedono tanti non sono il mio così. C'è su un pad in Scrum, va bene, Kanban, sì, quella roba dei fogliettini sulle lavagne, ma stream programming non è diffuso? Cioè, come conoscenza, no, non è una cosa che mi chiedo. No, come con il discorso della Wave 2, ma sarà anche tante aziende adesso hanno l'agilità da altri giri e partono con Scrum e partono con cose che non hanno a che fare molto con la pratica tecnica, no? Cioè, quindi loro chiedono che il processo stiamo parlando, se posso. Un processo, cioè, il processo va talmente male che qualsiasi cosa. Sì, cioè, e con l'idea che se sistemo il processo sono a cavallo, cioè quindi posso continuare a scrivere software come mi capita, intanto ho sistemato il processo e le cose magicamente andranno a buon l'organizzazione aziendale, cioè, cosa che
probabilmente sono stato sfortunato io nella mia vita, però non ho visto cosa funzionare così. Cioè il mettere a posto il processo e pensando che quello bastasse, pur continuando a scrivere codice a abbandonate. No, diciamo che nel tempo, cioè, XP è sopravvissuto per il cherry picking che è stato fatto delle pratiche tecniche. Cioè, esiste come riempitivo di pratiche tecniche all'interno di Scrum. Penso la pratica più utilizzata ad oggi potrebbe essere tipo continuous integration. Standard. Era una pratica di XP. Sì, che costa poco, poi comunque mi piace faccio una riunione, me lo salto, io temo tra le pratiche che preferite, che vedete funzionare meglio, anche come cavallo di Troia per entrare in organizzazione continuous integration setup, coprono due cose di diverse. No, le avete menzionate voi, quindi diciamo quello che... Sì, no, c'è il picking dal basso e poi c'è alcune pratiche che vengono calate dall'alto. Cioè, per me il problema, cioè la cosa che non è cambiata molto, ovviamente, cioè, le cose un po'... Il mondo si è spostato, non penso che nessuno da domani mattina cioè, si possa sentire figo facendo... Certo. Ok. Ad oggi si parla quasi nella totalità di metodologie agili. La cosa che a me non piace oggi è che c'è una sostanza che non è mai cambiata, penso, nella maggior parte delle persone, che è quella del carbon cutting. Cioè, la cosa che non è mai piaciuta delle metodologie agili è che bisogna sbattersi. Cioè, il fatto che ha avuto molto più successo... Human interaction over process and tools non l'ha mai capita nessuno, cioè... Le metodologie vengono dopo le persone che utilizzano le metodologie. Cioè, e quindi ad oggi ancora c'è questo adottare le metodologie agili come soluzione a scatola che tu compri al supermercato e la applichi. Questa cosa qua non è mai cambiata e ancora si cerca la soluzione. Se si vede un'azienda che fa quello oppure si va alla conferenza. Anche l'intento... Sì, anche l'intento iniziale di prendere il coach. Perché se non vuoi però questa cosa non funziona? Cioè, quali sono le difficoltà che poi le aziende incontrano venendo da questo pensiero che voi come coach... Non funziona perché non c'è. Ma come lo spiegate? Spiegate ai vostri clienti che non basta solo cambiare il processo. Devi cambiare il comportamento, devi cambiare il modo in cui vedi delle cose. E come diceva, ai clienti costa, Marco, costa non in termini di soldi. Questa è una buona domanda. Costa in termini di... Timitala perché... cioè, non voglio interrompere, però... Quanto costa, cioè, far evolvere un'azienda? Perché nella mia esperienza, io ho fatto... Una parte della mia carriera è stata fare coaching, inteso proprio... di processo e poi eventualmente tecnico, però andando ad aiutare le aziende perché inizialmente nessuno sapeva cos'era metodologie agili. Qua io voglio usare le metodologie agili per programmare, sì, però noi non lo sappiamo fare e quindi gioco forza ho dovuto imparare a spiegare alle aziende come si poteva lavorare per poter poi lavorare per quelle aziende. Adesso che c'è un po' un ambiente così sono tornato a lavorare basta. A fare programmatore senza fare altro, però cioè, nella mia esperienza che ho avuto diciamo che relativamente poche persone fanno click in relativamente poco tempo, cioè, funzione del tempo questa cosa, entusiaste, no, dicono fanno click subito perché capiscono, cioè hanno sofferto, tu gli dai una speranza, gli dai un modo di fare meglio le cose e questi sono entusiasti, lo sposano subito, cercano, si sbattono, cercano di imparare, studiano, eccetera, eccetera. Poi c'è, adesso non voglio fare percentuali, però la maggioranza delle persone, ma sì, un 10-15% che fanno click subito, un 20% che sbattendosi un po',
riesci a fargli fare un po' di click, c'è un 60% che è un buco nero. Cioè, nel senso che io mi sono consumato, cioè io ho smesso di fare il coach per quella ragione lì. Perché mi consumava poi energie personali. Cioè, era come se dovessi andare, capito, e infondere, cioè, roba che arrivavo a casa e mi sentivo veramente depleted. Cioè, potevo infondergli, cioè, potevo dargli tutta la mia energia vitale e questi qua proprio se ne sbattevano. E allora a un certo punto ho fatto la mossa contraria e ho detto: guardate amici, io sono qua, lavoro così, se volete lavorare come lavoro io venite e facciamo prima, rispetto che andare in giro con la valigia, cioè, di cartone a vendere le spazzole. Perché mi sembrava di vendere le spazzole, perché io poi arrivavo da una storia personale in cui, cioè, cercavo negli angoli gente che mi potesse dire qualcosa di, ma scusa, i test come li scrivi, cioè cose di questo genere, e a volte trovavo qualcuno e poi non lo mollavo più, eccetera. Mi mettevo nei panni di questi qua, per cui c'ero io che gli davo N anni di esperienza così distillata, tanta quanta ne volevano, io continuavo a dargliene, e questi qua che mi guardavano come per dire sì, però, cioè, se faccio così, cosa ci guadagno, cosa mi dai? No, ma io stavo bene anche prima, un giorno, due giorni, tre giorni, sei mesi, due anni e poi... E questo è questo che penso non sia molto cambiato. Ma perché dipende dalla natura umana, non dipende... Vedevo loro che arrivano prima di queste difficoltà. E esatto, chiedo un pochino anche agli altri, nel senso che Gabriele dice... Arrivo e c'è questo buco nero, lui dice 60% di quanto gente dalle mie parti si dice niente, sono più un tempo di ignori. Questo è dei pattern che... Non è questione tanto di... No? E dipende, perché se a qualcuno non serve, non gli interessa, hanno altre agende, hanno, cioè, altre cose, i motivi, cioè, per cui quella cosa lì la cosa funziona. Per cui funziona, o almeno per noi ha funzionato, e in genere vedo che funziona, è gente a cui serve, cioè serve e gli piace fare quel che serve. E se ti serve e ti piace fare, ti sbatti. E se mancano queste cose, è inutile che ti vengo a raccontare di un mondo meraviglioso in cui il software funziona, i test vanno, non è la sua priorità, cioè, non c'è una motivazione che ti spinga a cambiare, quindi è difficile, esatto, sostenere il cambiamento, esatto. Nei posti in cui trovi persone che hanno questo tipo di motivazione e a diversi livelli, allora le cose funzionano. O funzionano un po', o almeno gli hai, sei riuscito a dargli qualcosa che li fa lavorare un po' meglio. Certo. Prima diceva che Kanban lo vedi, Scrum, sì, della gente che... Qual è la differenza tra... So che non sono sovrapponibili, ovviamente, da Kanban, Scrum, XP? Semplice. Scrum ha avuto un sacco di successo, credo che sia il framework. Esatto, e perché questo usato di più successo? Ma perché è semplice? Però l'ha detto Andrea una volta, sono stati colleghi, mi fa Scrum e XP senza la disciplina tecnica. E quindi manca tutta la parte prescrittiva delle pratiche. Okay. Facile, sta dita, la porti su, fai il becco, sposti i bigliettini, fai le cose. E con due ruoli che piace. Esatto, c'è la Scrum Master che ti pulisce la scrivania, ti porta con me. Cioè, sfidato che si tratta di parlare, di fare queste robette qui, robe, sono cose importanti, non discuto, però sfidato che si tratta di fare quelle robe lì, l'azienda lo comprano più facilmente. Quindi noi siamo un'azienda che abbiamo problemi. Cioè, si vende meglio. Lo comprano proprio, io non voglio venderlo. Faccio coaching, cerco di andare nell'ambito tecnico, ogni tanto vado che mi chiedono altro, però io mi fido sempre lì, ma come ti sviluppate, ma li fate i test, ma la fate,
perché non ho mai visto un'azienda che avesse software che fa schifo che funzionasse bene, e non ho mai visto un'azienda che avesse software fatto bene che invece non lavorasse bene. Le cose sono legate a doppio filo, quindi sono un sacco di aziende che lavorano bene facendo una roba che non sa nemmeno loro che cos'è. Agilità, ante litteram, fanno cose che poi si scoprono avere, essere già state scoperte da qualcun altro, diciamo. Però la parte tecnica se la dimentica un po' tutti. Cioè, un po' anche il fatto che chi ti ingaggia in genere è chi sta sopra, il management, non quelli che prestano i tasti. C'era Weinberg forse che diceva che NASA faceva i film senza saperlo, il fatto di lavorare in NASA, e nel 50 già si facevano delle cose sovrapponibili a quelli che poi... Esatto. Poi c'è sempre uno che arriva, vince puntini, fa un libro, e si prende magari anche i meriti di altri. Però questa roba qua è difficile da vendere, difficile da capire, e alla fine è difficile anche trovare gente che investe da quel punto di vista. Senza... Investe sulla tecnica, quindi. Gente che dice... Ok, sta roba non funziona, comincio a mettere a posto quelli che producono effettivamente il mio bene. Certo. Ok, poi vediamo se facciamo troppi meeting, se sviluppiamo cose troppo lunghe, se è tutta quella roba lì, però assicuriamoci che chi fa il software lo faccia bene. Siamo in un momento in cui invece vedo aziende in cui, che fanno business sul software, che il software è la loro ultima preoccupazione. Outsourcing al primo che capita. Certo. Okay. Aziende che fa software, non aziende che fa hardware, aziende che fa scarpe, e dice vabbè il software per me è un accessorio, lo devo fare a tizio, però ci fanno il business. Prendono commessa dal grosso cliente, dicono sì sì te lo faccio io il software, poi sotto via. Il primo che passa gli do la robetta da fare, tic tac. Poi ti chiamano e abbiamo bisogno dell'agilità perché il software che facciamo è pieno di bug, è lento. E sempre parlando di pratiche, Taz diceva prima che è partito dal testing, giusto Taz? È partito dal testing, e poi Gabriele ha menzionato la CI perché l'ha vista, cioè, è una pratica adottata, gli stand-up abbiamo nominato, ce ne sono altre che, pur essendo l'XP, appartengono ai metodi agili che vedete, indipendente da user story, penso che sia l'unico modo di descrivere il software e la self-attribuzione, fa parte dello standard XP. Beh, se vogliamo, rispetto al passato, iterazioni più brevi sicuramente, cioè non penso che ci siano più troppe aziende che rilasciano semestralmente o annualmente. Cioè, magari in posizione, cioè... C'è anche gente che non sa. Cioè, che rilascia un singolo di roba che pensa di bella, no. Cioè, che non integrano... Che una volta il rilascio combaciava con l'integrazione delle parti, adesso si integra più frequentemente, magari non si rilascia così frequentemente, ma si integra più frequentemente. Senti, quali sono secondo voi, un po' rivolta a tutti, le pratiche più difficili da apprendere? Perché lo stand up, te lo spiego, è domani mattina, quando ci mettiamo d'accordo, lo facciamo. Però una pratica come vendere nel mezzale, eccetera. Alcune richiedono anni per essere apprese, come ben dicevate voi. Quando si va nel tecnico, personale, una pratica personale. Sì. In generale, personale. Pratica di team. Pratica di team, cominciamo. Per programma. E poi c'è un altro capitolo. Tu arrivi che dicono che il team deve migliorare, quindi hai fatto bingo, vai, gli proponi certe cose, non le vogliono. Fare per programming, qua c'è gente che lo fa tutti i giorni, l'ho fatto appunto non in maniera continuativa, però per un anno abbastanza, devastante all'inizio. È stancante. Ti asciuga, però fai bene. Ti asciuga, non è più... cioè, fatto bene, veramente, molto efficace, ma molto difficile all'inizio. Questioni caratteriali, questioni di cowboy di cui prima, molto molto difficile, quindi poi c'è paradossalmente l'esistenza per l'interno del team. È vero questo, è verissimo, però il programming è facile da spiegare, cioè da scrivere. Sì. Poi tutto il resto deve tutto, è verissimo. Il
difficile da far bene. È difficile da far bene, è stancante, poi appunto vengono enfatizzati i problemi della pair e tutto quanto. Adesso. Però il TDD è una cosa che se non l'hai provata e se non hai fatto quel click che a un certo punto ti viene, non riesci mica a spiegarla, a farla comprendere. O almeno io non ci sono mai riuscito. Beh, ci vuole una forte motivazione, sicuramente. Cioè, perché senza pratica non ne esci. E all'inizio vai molto più lento. Sì. Sì, e quindi cioè, ci vuole un commitment da parte di tutti, sia dal basso che dall'alto. Cioè, mentre per programming è una fucilata, è una coltellata al cuore di quelli che vorrebbero il parallelismo estremo del team, vedere che a un certo punto si riduce dalla metà l'effort, però una volta che gliel'hai fatta digerire a loro, dipende dalle persone, dipende dalla personalità, però magari qualcuno si può anche divertire, no? Inizialmente a fare una roba del genere. TDD all'inizio c'è sempre abbastanza frustrazione, perché ma come faccio a fare questo, come faccio a fare quell'altro, cioè quindi costa tanto e anche dal basso magari inizialmente non è così divertente. Detto questo, oggi ci sono, cioè, materiale informativo, cioè nel senso che oggi la situazione è migliorata perché se ne parla da tanti anni e c'è una tonnellata di materiale. Anche adesso, ultimamente, cosa che c'era veramente poco all'inizio, ci sono molti streamer che adesso, cioè, proprio puoi vedere le persone che programmano in diversi stili e quindi, cioè, hai anche quella, perché lo leggi su un libro descritto bene quanto vuoi, però, cioè, no, cioè, fai un po' fatica a capire delle sfumature di pensiero, invece ci sono degli streamer anche che spiegano bene i loro processi mentali. Adesso scrivo questo testo perché voglio fare questa cosa, poi vado avanti, faccio così, ma adesso torno indietro perché mi stavo confondendo, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, questo aiuta, però comunque ci vuole un buon commitment iniziale. Ma ci sono anche dei tool molto più evoluti. Cioè, ah, sì. Io per entrare in una machine learning con Python, lo conosco, però fai delle gare, delle cose online, del lavoro condiviso per l'open source, lo puoi fare seriamente da casa. Cioè, e quindi trovi delle persone dall'altra parte che ti danno, e se trovi uno che usa il TDD anche lui, che quindi lo affronta completamente da una parte diversa, io imparo sempre facendolo così. Cioè, è una pratica come sciare. Cioè, noi dovremmo essere dei professionisti, quindi dovremmo sciare molto bene, no? Però, sai, se uno dice, ah, adesso vado giù con 10 uniti, quindi ho già finito, sono bravo, da ancora, ce l'hai da fare. Cioè, TDD è proprio una pratica, bisogna farla, e poi più la fai, più la sai far bene. E poi quando la sai far bene, ti tira fuori un nuovo linguaggio strafico, che se non lo usi sei proprio perfetto, e parti da capo, d'altronde siamo qua per divertirsi, no? Sennò sarebbe una noia mortale. No, quello del TDD l'ho chiesto personale, perché personale, secondo me, quello è proprio stato quello che richiede costanza. Cioè, io adesso è circa un anno che non faccio software professionale, così, quando ho ripreso, fatica a riprendere, cioè, è come sciare, cioè la prima volta devi un po' riprendere, vai lento, che cavolo scrivo in questo testo, e lì per te aiuta molto, fare per con uno bravo ti aiuta. E poi il fatto che c'è, cioè, la dimostrazione empirica che sia particolarmente complesso, sono state le polemiche che ci sono state un paio di anni fa, sul fatto che nessuno, cioè Kent Paxson vuole lavare anche un pochino le mani di definire bene che cosa vuol dire TDD, l'ha sempre tenuta sul vago, cioè anche quando gli hanno chiesto, quando è stato quel confronto con DHH, comunque è sempre restato sul vago, no? Cioè che DHH ti diceva sì, però cioè, dammi la definizione, dimmi, cioè, deterministicamente come si fa. Cioè, quindi non c'è neanche, cioè ci sono vari stili, cioè, addirittura, cioè, quindi Ale,
Cioè, se confronti i top del mondo, probabilmente fra di loro non concordano su come dovrebbero essere fatte determinate pratiche. Abbiamo visto sabato scorso, quando ci ha fatto vedere il confronto London School e Chicago School tra Sandro e Marco Bob. Esatto. Sandro Mancuso. Sì, poi rispetto al TDD, non so voi, però ci sono una serie di scogli che devi superare. O qualcuno spesso cede prima di arrivare a capire veramente qualcosa. Quindi all'inizio, figata pazzesca, il testo, tutto testo in getter. Poi modificano una roba, scasso 400 test, ma come cacchio, che funzionano tutti i test, e passa a capire che devi testare cosa e qualcosa. Sentite, poi c'è la disperazione quando prendi qualcosa e funziona tutto. Perché è peggio, no? Cioè, se non dici c'è una roba, è tutto via del colpo. Perché il test è tutto. Faccio questo che tanto non però un test. No, capisci che non avrei capito una mazza prima. La figata pazzesca, questa roba non funziona mai. Gabriele niente. Bender diceva che i test provano la presenza di bug. No, no. Quello era Dijkstra. Però Weinberg ha scritto un libro che è tipo Perfect Software. Quality Software. And other lies about. Sì, sì, adesso non mi ricordo il titolo esatto, però. Sentite, abbiamo parlato tanto di pratiche fino adesso. Di pratiche avete visto. Correggetemi se sbaglio, che mi sono segnato il testing, sia gli stand-up, i sensori, azioni più breve, però prima qualcuno ho chiesto, ma se faccio solo le pratiche, questa roba funziona? E mi avete risposto di no. Beh, le pratiche, cosa manca? Le pratiche HP, e tutto HP sarebbe tutto le pratiche. Quindi se fai tutte le pratiche funziona. Cioè non basta fare cherry picking, prima qualcuno ha detto faccio cherry picking, che è quello che si fa adesso e che non. Però non funziona. No, quello che io vedo spesso è che, diciamo, allora, sono d'accordissimo su quello che avete detto, che per insegnare una, cioè per raccontare l'agile uno deve avere bisogno. Facciamo finta che ci sia la situazione in cui uno ne ha bisogno, che produca un software pericoloso. Quindi io mi aspetto che qualche pratica HP la usi, cioè semplicemente perché sennò non produce software pericoloso. Cioè se non fa gli unit test, se non ha un'integrazione dei test di non produce software decoroso, sì, cioè la fortuna può essere molto fortunata per un periodo di tempo determinato, e poi dopo comincia a crescere questa cosa, ci fa la manutenzione eccetera, però non, a un certo punto deve gestirlo, deve fare manutenzione su questa cosa e poi espande, cioè a un certo punto quello che io vedo è che adottano Scrum perché è semplice e soprattutto perché al porto sono 21 pagine la Scrum Guide, no è 14 e quando non viene soprattutto perché al product owner, signore, cioè al product owner, a uno che il business considera responsabile e che quindi tranquillizza psicologicamente tutta la catena gerarchica, cioè dal CEO al product owner, okay? Quindi questo prima cosa, seconda cosa perché è usato 10.000 mosche non possono sbagliarsi, no? È usato molto. 10.000 mosche non possono sbagliarsi. E l'altra cosa è che è scritto in un linguaggio che non si chiama extreme. Io guardo i team di extreme programmi che conosco, io fanno Kanban. Certo. Ok? E io vado là e parlo, dico, ma scusami, voi fate sempre in per programmi, certo. Fate lo stand up e decidete le copie, sì. Fate planning. Non lo chiamiamo refilm. Planning, scusami, questo planning, non c'è refilm. Facciamo due livelli di planning, sì. E per caso avete anche la continuous integration, la continuous deployment, non c'è meglio la stessa. No, mica capito io. Tutti i TDD. E questo è karma, sì. Cioè, no, vabbè, che cosa gli stai a dire? Hanno una Kanban board dove mettono la roba, che la Kanban board è backlog, to do, whip, done. Vabbè, e perché
quando lo prendo da qua lo facciamo in copia io e te, poi lo mettiamo. Ho capito. E perché l'ho chiamato Kanban? Ah, perché così nessuno ce l'ho. Bravi, no, non è vero, io non sto scherzando. Per cui, cioè, sì, ho visto alcuni bravi che fanno estremi programmi, però lo chiamano così. Perché queste pratiche servono, le pratiche di organizzazione, poi servono. Noi consigliamo, noi quando ci sono queste situazioni, consigliamo di iniziare con lo Scrum e appena possibile passare a quello che non dovete dire che si chiama. Quindi riduci lo sprint a una settimana, fai tutto per programmi, cominci a introdurre tutte le pratiche finché non lo trasformi in qualcosa che vada bene per quello che serve a te. Perché o ti pagano per fare Scrum o ti pagano per produrre software. Se ti pagano per produrre software, ti fai fare Scrum. Anche perché potenzialmente con Scrum puoi gestire qualsiasi cosa, cioè non serve parlare di software. Ho sempre molto paura di quello che serve per tutto. La cosa che serve fa tutto. Non essendo presto quello che è diventato adesso. Sì. Cioè, ho visto gente che fa hiring con Scrum. Sì. Chiama qualsiasi cosa oggi qualsiasi cosa chiama. È pericolo di adattare le cose. La cargo cart, il filler wallet. Cioè, è difficilissimo adattare perché è corretto farlo in quella situazione, quindi valutare il contesto, devi essere molto esperto di quella cosa per poterlo fare, altrimenti è c'ho la schiena curva e non vado a fare riabilitazione, ma sto così perché così non mi fa male, invece di sforzarmi di tirarmi dritto. Cioè, quindi diventa normale andare in giro così. Moltissimi team, vedo io, cioè andare in giro con la schiena curva, cos'è? Il team è composto da 10 persone, 4 programmano, 3 testano. Ma voi state facendo un sì, 3 testa. Cioè, da noi non si può fare un feedback molto importante. Esatto, infatti, a proposito di perché da noi non si può fare, perché non si può fare? Cioè, esistono effettivamente dei limiti a XP? Cioè, li avete mai scontati? Guarda, dico una battuta che è capitata a me a Baccari, perché stavo facendo una consulenza in una grande azienda che non nomino, e quando abbiamo finito di fare il corso sostanzialmente ci hanno detto, beh sì, cioè sostanzialmente buon senso applicato, cioè sono stati 2 giorni carini, però sostanzialmente quando facevamo anche noi, buon senso applicato, peccato che da noi non si possa fare. Cioè il buon senso applicato da noi non può funzionare, deve essere proprio una ricordata di aziende di qualsiasi campo, non possiamo avere buon senso. Il non si può fare è esattamente quella, cioè è un feedback estremamente importante, perché bisogna approfondire che cosa vuol dire da noi non si può fare. Il TDD, se lo impari, poi puoi decidere se farlo o non farlo. Non è una scelta se non lo sai fare. Cioè, non lo fai, tutto lì. così come tutte le altre pratiche. Quindi, e quella è una parte. Dall'altra parte, c'è, per le pratiche organizzative, cose di questo genere, c'è quali sono le intenzioni dell'azienda. Gli amici che danno tutti in outsourcing, che non vogliono sentire parlare di sviluppo software, eccetera, eccetera. È chiaro che Marco aveva di una cosa. No. Io ho scritto le specifiche, feedback rapido, cicli, eccetera, eccetera. Sono tutte rotture che uno non vorrebbe mai. Cioè, io voglio una fabbrichetta, cioè voglio un tubo, mi ficco dentro roba e con un ciclo molto lungo, cioè, che mi lascia in pace per mesi, poi torna e c'è esattamente quello che volevo. È perfetto rispetto a quello che avevo in testa nel momento. Esatto, assolutamente. Però fai notare che c'è una regola molto importante quando si usano i tubi, che è quello che è, cioè in inglese si dice fit in, fit out, quindi però cioè, non è che certe persone non possono commettere errori, quindi per forza l'errore si deve essere da qualche parte del tubo, e io non posso sbagliare, mi dispiace. No, capisco perfettamente il punto di vista, un'ultima cosa.
prendo un gancio su una cosa che aveva detto Gabriele all'inizio, poi se avete qualche domanda iniziate a pensarla, abbiamo ancora poi mezz'oretta. Gabriele un po' me l'ha anticipato, io ho fatto un po' il colpo alla fine, quel 60% preferisco un po' tornare a programmare, forse non no. Qual è stata la vostra evoluzione in questi anni rispetto all'approccio XP? Cioè, c'è stato qualcosa che dal 2004 al 2003, dagli anni 90, vi ha fatto mettere a fattor comune alcune cose? Ci sono delle lezioni che avete imparato rispetto a declinare queste cose che sono, va bene, nei libri, ma poi appunto, nel mondo reale. Più avanti con gli anni, con l'esperienza, più capisco che le cose che funzionavano erano le prime che erano state dette. Quindi back to basics. Esattamente. Sì. E le basi cosa potrebbero essere? Abbiamo già parlato un po' di pratiche, di organizzazione. C'è una roba nell'XP che è il customer on site. È la cosa più devastante per un'azienda. Perché costa di fare customer on site che le dà al primo avere il cliente. È costoso, immagino. Cioè, non tutti i clienti sono disponibili. Non tutti fanno il prodotto, non tutti hanno. In molti posti è inappensabile, ma è inappensabile anche perché non c'è proprio il concetto di un customer, di una persona per cui sto facendo una cosa. Non c'è nemmeno un vago tentativo di avere una rappresentanza o un avatar, non lo so, un programma di un. C'era Romei, diceva che aveva fatto un esperimento, cercando di pagare il cliente per avere, cioè facendo uno sconto al cliente per avere un on-site. Diceva che riusciva ad andare più veloce. Sì, può darsi, però stavo importando una cosa che per me l'aspetto che io tirerei, cioè che è il leitmotiv che ho visto che funziona spesso, è avere chiaro qual è il valore per il cliente, cosa stai facendo, cioè che sia Babbo Natale che me lo dice, se un motore che si accende è qualcosa di concreto che mi dice hai scritto la cosa giusta. Per il software moderno, diciamo, adesso l'aspetto più importante, ad esempio, se tu fai un'applicazione mobile è la user experience, cioè è farlo andare, poi dietro se fai il back-end, dietro hai tutti i problemi diversi. Se stai facendo del machine learning, il vero problema è capire, testare quando la macchina ha imparato abbastanza, cioè capire i dataset, come sono fatti, eccetera, eccetera. Cioè, in ogni problema ha il suo valore, farsi guidare da quello, non dalla tua struttura aziendale, dal fatto che conosci solo Java e non conosci l'altro linguaggio, o che da noi le cose si fanno così. Questo è, cioè, una volta che tu hai il valore che ti guida, cosa fai? Uso tutto quello che mi serve per arrivare là più velocemente, e il resto, scusate il francesismo, si fotta perché c'è la pace. Però bisogna anche buttare via la roba, cioè non tenere tutto. Cioè, quando uno ha 10.000 anni dietro di storia che ha scritto software, se io fossi rimasto a scrivere software come lo scrivevo negli anni 80, un po' sì, sono sempre coglione nello stesso modo. Certi errori si ripetono, ma questo è un difetto cinico. Però devi buttare via la roba, lavare via la roba e dire, vabbè, avete presente quando si fa trasloco che almeno io butto via moltissima roba e poi quando mi manca la ricompro, questo devo tenerlo, sì, è meglio che portarsi dietro tutto, ti costa di meno alla fine, quindi buttare via un po' di roba e dire vabbè adesso andiamo lì e diamogli la cosa più, questo secondo me è la cosa che, cioè accendi il motore e parli chiaro, l'80% di cose ti servono il 10% della ricerca. Esattamente, sì, questo è il discorso del da noi non funziona. Esatto. Poi non tutto ti serve nello stesso problema nella testa. Cioè tu hai attraversato una fase in cui ti sei imparato tutto e hai provato a fare tutte le varie pratiche, le varie cose. Sì, sì, sì. Ok, c'hai il quadro generale, hai cominciato a capire, ma non è che quello è lo stampino che te lo porti in giro. Della complessità. Quindi alcune robe non si osservano,
non è detto che devi fare adesso quando uno mi salta la gola, ma non è detto che devi fare il TDD per ogni riga di codice che si scrive, ti porta valore. Ma magari perché lì in quel momento non hai bisogno, hai bisogno di capire un'altra roba. Del Nord le ha classificate per bene quelle fasi di quindi ogni roba ha il suo momento di età. E secondo me una delle cose dell'agilità è proprio quella. Cioè mi adatto, capisco cosa mi serve o ipotizzo cosa mi serve. Lo provo, un ciclo di feedback corto e da lì comincio il lavoro. Da fare solo esclusivamente se hai un certo bagaglio di esperienza. Certo. Se no fai il salumiere, certo. Cioè, se non certo. Sai programmare fai il salumiere. Cioè, ma infatti ho detto, cioè tu fai un primo passaggio, ti fai le basi, però non è che... Cioè questo per me è il grande valore di prendersi un coach per prendere determinate decisioni, perché il coach viene visto un bel po', sa capire la differenza fra occhio che si raddrizzi troppo la schiena, oggi, cioè muori, quindi raddrizziamola un pochino, ma comunque fai la fisioterapia, cioè è in grado, capito, di guidarti verso un percorso evolutivo che rispetto alle tue capacità... Cioè, ti porta ad un certo risultato. Che è un po' la metafora anche usa che ripeto, imparare a guidare. Quando prendi la patente non sai guidare da subito, cioè non puoi iniziare a compagno, non diceva questo. Assolutamente. Con tutte le cose. Va bene. Direi che visto che non siamo nella novità, magari andiamo per alzata di mano e cerchiamo di vedere più veloce se ci sono domande. Vai. Allora. È una cosa che odio profondamente, credo che sia l'aspetto, forse l'unico aspetto che odio veramente dell'informatica. Ci provo da secoli a evitarlo e ci riesco con fatica. Voi come fate, o come fate a fare, o a evitare le stime? Posso partire io? Non so, se posso dire... Vai tu. Vai avanti te che mi è scappato da lì. Che cerco di organizzarla bene. Intanto se per cominciare la pronta. Sì, allora le stime sono una cosa che se puoi evitare evitala. Se non puoi evitare, cerca di farla nel minor tempo possibile, soprattutto cerca di contestualizzarla. Io ho sempre pensato che le stime sono estremamente utili per capire se sto sparando a una mosca con un cannone o se ho capito qualcosa. Per il resto le stime non mi servono molto. Cioè, se io sto facendo un progetto e ci prendo come un cecchino e uso Scrum, sto buttando via dei soldi. E visto che il soldo lo pago io, questo mi dà un po', mi agita. Cioè, se riesci a stimare sotto il 5%, vai dritto per dritto, non sta a usare le cose. Cioè, fallo, conta, non devi stimare, fallo. Se stai fra il 5% e il 60%, puoi usare il metodo. Diciamo, se sei sopra il 60% stai facendo qualcosa o di completamente innovativo o è la prima volta che fai qualcosa o hai cambiato qualcosa di così drammatico che non ha senso fare stime. A questo punto prendi un time slot fisso, sviluppi lì e cerchi di capire alla fine che cosa hai fatto. Almeno noi consigliamo questo. Se è la prima volta che fate un'applicazione per un orologio, ci beccate con le stime sotto il 50%, siete fortunati. Prendete, fate 3-4 sprint così e poi vedete, e per questo è eccezionale. Cioè, ti permette di avere un controllo precisissimo, molto meglio di scala. Però le stime purtroppo sono per dire te. Scusa, vai. No. Sono un pochettino più drastico, è molto poco XP, cioè io da anni mi rifiuto totalmente di fare le stime, ma l'ho rimpiazzata dal libero professionista cercando di convincere il cliente a darmi lui le sue stime, cioè nel senso che comunque c'è sempre un budget. Tra l'altro il cliente ce l'ha, esatto. Ha un'idea di cioè, io non sbaglio mai una consegna,
ma perché, cioè, la mia strategia è molto semplice: mi faccio dire qual è lo scopo, cioè qual è la scatola all'interno del quale deve stare il progetto, cerco di capire la definizione di valore, cerco di dividere in fette più sottili possibili il progetto e cerco di fare prima le cose che hanno più valore. Generalmente quando sono verso la fine del progetto non dico che si stanno facendo quasi cose inutili, i fiocchetti, ma quasi, cioè roba che la gente non si accorge se l'hai fatto o non l'hai fatto. Io andando avanti così negli ultimi anni mi sono sempre trovato estremamente bene, è anche vero che mi scelgo un po' i clienti, quindi sono clienti in cui questa cosa riesce a fare questo tipo di... Credo che scegliere il cliente sia in assoluto l'unica maniera per... Cioè questa cosa la puoi fare, non credere che comunque anche con i clienti scelti non sia difficile fare certe cose, perché comunque il cliente ha... indipendentemente da quello che è la facciata del business che vorrebbe far credere che loro sanno quello che stanno facendo, in realtà vivono un'ansia tremenda del rischio imprenditoriale, stanno facendo la cosa giusta, e quindi cercano umanamente di aggrapparsi a tutto ciò che c'è di deterministico nel mondo, e quindi vorrebbero del determinismo da parte nostra e quindi delle stime precise per poter almeno avere una roba cioè sicura nella loro vita. Purtroppo questa cosa sicura non c'è, però dall'altra parte, facendogli un discorso sul valore eccetera eccetera, cioè riesci a portarli al, secondo me, cioè ad accettare questo modo di fare. Poi ovviamente di successo in successo le cose, cioè una volta che hai sfondato, ovviamente magari fai una scatola ancora più, fai la scatola più piccola possibile che possa definire progresso all'interno del progetto, in modo che gli fai vedere che una roba del genere funziona e poi si va avanti così. Quando hai fatto quella conversione lì, le stime non esistono. Cioè, una scatola di quanto la fai? Se è un cliente che non conosco una settimana, se posso. Ok, cioè, quindi stime non sono credibili. Non è che stimo uno sprint, ti faccio quello il massimo che riesco a fare in una settimana e vediamo se ti va bene. E se i soldi che ti chiedo sono di meno del valore che ho creato. E se non va bene, io vado per la mia strada, tu vai per la tua, cioè, amici come prima. E di trovare però il cliente, che questo... Sì, però da noi non si può fare, cioè l'amministratore delegato che se ne vuole andare fra due anni e va e vuole iniziare 10 progetti che devono durare almeno 3 anni, perché così quando il progetto dovrà essere, cioè quando si riuscirà a capire se quel progetto può fallire o meno, lui comunque sarà da un'altra parte, ma vuole dei contratti estremamente rigidi firmati up front per dimostrare al consiglio di amministrazione che lui ha fatto bene, sta roba qua chiaramente non gliela venderai mai, ma non mi interessa niente neanche andare a lavorare per una cosa. No, prendevo un'azienda, prendevo 50-100 programmatori e li vendevo a pacchetto, cioè facevo un altro tipo di mestiere. Il pacchetto di due programmatori sono dei miei amici. Spero che l'Enterprise in Italia funziona come l'hai descritto adesso, molto di più di quanto certo. Assolutamente sì, tua scelta, cioè ci sono modi ovviamente per incastrare le due cose, però è sempre una vita difficile. E poi vi sembra la confusione che la stima sia una... Il nome è stima, quindi è una cosa che può essere variabile, non è una delle domande che faccio sempre è che livello di accuratezza medio avete nelle stime? Sempre. Tutti i project PM, Pippo, tutti i cicli, comunque così. Sì, allora, le stime, qual è la tua... Vedi così? In che senso? Sai Dio? Vedi il futuro? Non so. È esatto quello che tu vuoi. Ah,
quando noi facciamo la stima la prendiamo sempre, ecco, quando senti questo cominci a guardare, vedi proprio programmatori con dei soldi che fanno delle stime, quanto tempo ci vuole pensare a questo banco? Allora credo che io ci prendo anche io. Sì, ho lo stesso approccio di Roberto, cerco di evitare come la peste le stime. Dal punto di vista, spesso mi capita che mi chiedano, ma come faccio a stimare meglio? Un classico della, quando fai coaching, cerco di portarli a ragionare sul fatto che la stima per me è una sorta di scommessa, anche capire se domani gioco è una scommessa, e funziona quando o hai una mole di dati talmente elevata che puoi fare un ragionamento che è preciso. Il meteo, non so se è quello che abbiamo detto da una parte, che loro, i meteorologi, riescono a prevedere esattamente il tempo in qualsiasi luogo con 3 giorni più o meno di calcolo delle macchine che hanno a disposizione. Quindi, dopo domani tu puoi sapere esattamente che oggi più o meno qui a Milano, quindi è un po' difficile utilizzarlo. Ed è fare una scommessa, quindi tiro la monetina, quanto tempo, quanto è probabilità e le zeccare cosa esce? 50%. Pesca la carta dal mazzo? Sviluppare una storia, sviluppare un software di cui non sai bene qual è il mercato, non sai bene cosa andare a fare, che probabilità di azzeccare puoi avere? Cerco di portarli su, proviamo a fare qualcosa di piccolo, proviamo a ridurre l'impatto che questo può avere. Proviamo a buttare via 3 giorni. E se anche invece di stimare una carta stimi un progetto, cercare comunque di avere lo stesso approccio. Sì, però ci sono certe applicazioni, tipo per esempio di fare lo script Ansible per la terza macchina, quanto ci vorrà più o meno quello che ci ho messo a farlo, quello per le altre 10, no, quanto tempo ci vorrà. E quando tu ci metti più, hai una precisione superiore al 5%, io da coach gli dico, non è il caso di automatizzare questa roba. State prevedendo il futuro, non deve essere una roba molto intelligente. Cioè state usando il cervello per fare qualcosa che è prevedibile, non è che è automatizzabile. Vedi, la gente dice, ma sai che cosa? Mica un'idea strana. State piantando dei chiodi su un asse. Quanto tempo ci vuole? Esattamente come gli altri chiodi che hai piantato nell'asse, non è che ci vuole il ragionamento. Se invece stai usando il cervello, di solito non riesci a prevedere. Quanto tempo ci vuole a fissare questo banco? Se l'avessi saputo non avrei scritto quella boiata che c'è nella sala del banco. Cosa mi chiedi? Esattamente quella roba lì. Cioè, il mio problema è che tanto più è utile quello che stai facendo, tanto è più difficile che tu riesca a prevedere quanto ci piacerai a fare. Più usi il cervello. Cioè, più è facile da prevedere, più stai facendo il lavoro delle macchine. Quasi tutte le caratteristiche positive dell'informatica rientrano in questa categoria, per cui esatto, cioè le macchine sono fatte per ripetere i lavori appunto che hai capito come si fanno a fare, quindi è lì un po' l'impasse, vuol dire adesso stimiamo bene, del tipo stai facendo il lavoro delle macchine, cioè esatto. Non stai facendo il tuo lavoro. Ma c'è il problema che dicevate prima, che si automatizza una cosa che ha pochissimo valore, è il problema del mezzo. Oddio, il fatto di non doverla fare è come quando c'era qualche altra domanda? Vai. Devo fare una domanda un po' carogna. È un po' di anni che ci vediamo, frequento al Spoke e tutto quanto. Allora, Gabriele sostanzialmente ha smesso di fare il coach, mi sembra di capire. Marco mi dice che il 10, 20, 30% di aziende sono riusciti a implementare correttamente una metodologia. Arrivati a questo punto, dopo tanti anni, c'è ancora una speranza per quelli che non hanno ancora implementata una metodologia agile, trovarsi qualcosa di nuovo da fare? Perché sembra sempre che si viveva di buzzword, no? Stiamo parlando prima, di agile in generale. Sì, sì, agile in generale. Prima era agile, prima era XP, poi agile, adesso DevOps, perché è diventata una nuova buzzword e tutti fanno DevOps. Quindi volevo chiedere un po'... cioè qual è il titolo della conferenza, quello è lo stato attuale del XP, cioè oggi cosa vuol dire fare XP per domani? Okay. Allora, sulla prima parte che hai detto tu, solo il 10-20%, io non ho mica l'obiettivo di cambiare il mondo, No. Cioè, se a te serve quello che ti racconto, bene, lavoriamo assieme e
ti spiego un modo che a me e a noi ha portato da tragedia. Non è che punto ad avere per eventuali più alte. Quindi, cioè, anzi, è proprio una domanda che non mi propongo. Mi dà più fastidio chi dà la pennellata di Ajay. Ecco, quello lì. Sì, andrei a prenderli a casa. Significa la pennellata? La pennellata, noi lo chiamiamo fare la mossa. Ogni tanto ce lo chiedono. Ah, dobbiamo lavorare con questo cliente straniero. Ci devo fare cosa, ma vuoi davvero cambiare o vuoi fare la mossa? Io sono un professionista, cioè se mi dico uccidi quello, io dico poi uccido la mazza. Al tempo avevamo la polverina XP, esatto. La pomata XP. Cioè, no, davvero, perché cioè, se tu ti trovi bene nel lavoro come fai, ci guadagni e i tuoi clienti sono contenti, perché devi adottare il product owner che magari litigate in tutto il team perché io voglio essere product owner perché sono più bello di te, no, il product owner lo fa lui. Ne prendete uno, chiedete al cliente chi è che fa il product owner, lui, ma vai a parlare col cliente. Cioè, davvero, se è da fare la mossa, l'interfaccia, la polverina, va bene. Se non ti interessa cambiare. Se non ti interessa cambiare dentro, se invece pensi che sia roba utile, che ti può far cambiare, ottimo. Secondo me, a me però non risulta che ci sia un'altra. Cioè, io voglio dire, la gente che produce software buono, che ho visto io, ha la continuous integration, continuous deployment, è gente che usa Git bene, è gente che ha la tecnica più difficile usata per i team che ho visto, è il codice condiviso. Cioè, tutti possono mettere le mani sullo stesso codice, tu lo vedi quando un team funziona bene, perché il baco lo fissa chiunque. Dice, ah, questo l'ha fatto Matteo, sì, lo vedo perché è lo stile di Matteo e lo fissa. Perché? Perché fanno le code review e dalle code review imparano a trattare il codice comune. Non si chiamerà XP, si chiamerà modo moderno di scrivere codice, ma assomiglia molto, molto, moltissimo. Poi che si chiama il modo di suo zio Google, funziona, viva. Cioè, l'XP secondo me è vivo, vegeto e sta bene, semplicemente si chiama in un altro modo, si chiamerà modo moderno di. Poi non sarà perfetto, però se dobbiamo scrivere software sempre più complesso, cioè, voi vi ricordate come era il software negli anni 90? Io sì, adesso il software è 100 volte più complesso, è impensabile usare le pratiche che usavamo allora per scrivere adesso, non riuscireste ad accendere un bit su un'interfaccia grafica. Cioè, adesso è estremamente più complesso, tra 10 anni sarà ancora più complesso, ci sarà bisogno di professionisti ancora più preparati. Cioè, e questi dovranno lavorare assieme, cioè, non vedo alternative, cioè, si chiamerà in maniera diversa. Quindi gli rispondo perché, cioè, ti abbiamo un po' risposto. Sì, no, chiarisco, cioè, una cosa importante, cioè, ho smesso di fare coaching perché ero imbrogliato, cioè perché mi sono messo a lavorare con persone che non necessitavano di coaching. Sono andato a lavorare in paradiso. Cioè, nel senso che cioè, sono andato a, cioè, ho fatto da perno per attirare delle persone che già erano orientate e coperte, cioè che non avevano quindi bisogno, perché è una cosa interessante, perché una volta che tu hai l'agenda personale corretta, cioè sai che andare in una direzione va bene, cioè una volta che hai fatto il click, le pratiche che adottiamo, ma sì, ce lo diciamo, cioè tutti quei problemi che devono essere risolti in un'organizzazione che ha problemi appunto organizzativi, cioè spariscono tutti quasi istantaneamente, soprattutto se i team sono piccoli e focalizzati, ovviamente se sono 100 persone, cioè bisogna pensarci di brutto come fare per organizzarsi, se sono 6, 7, 8, ce la smazziamo fra di noi e a quel punto cominciamo ad occuparci delle problematiche tecniche di come si fa a fare software bene, cioè del tipo ma che architettura usiamo, studio questo, studio quell'altro linguaggio, cioè cose di questo genere qua, cioè ho imbrogliato. Non è che, cioè, condivido, cioè non puoi sviluppare software, il cowboy coder oggi ha vita molto 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 breve, se non infondendo una quantità esagerata e pazzesca di,
di complessità e effort, ma del tipo che arrivi da Greenfield a 6 mesi a una linea di codice per sola. Mentre Greenfield smartelli, cioè primi giorni grande randellate, grande smitragliata di codice. Poi fai così, partire da zero. Cioè, se parte il progetto da zero, grandi speranze, tanti meeting, eccetera, eccetera, a un certo punto si comincia a scrivere cose, boom. Poi adesso con i microservizi sono tanti prati veri, vai, bello, bello, quindi vai avanti ancora di più, perché capite? Rischi di arrivare a 20 senza codice, sì. Perché non c'è proprio nulla. Ma che il casino ti distribuito, no? Fai fatti le mani se avete altre domande. Cioè, i microservizi sono molto adottati esattamente da quella roba lì, perché sono tanti prati. Sono tante occasioni di cominciare. Sono sposti la complessità in un'orchestrazione che comunque, esatto, è colpa dei debossi. Poi non andrai in evoluzione. No, nella vostra un team XP, allora, che dimensione ha mediamente i team che vedete in giro? Che dimensione hanno? Perché io ho notato che quelli bravi adesso, quelli che usano le pratiche che secondo me sono più XP, tendono a essere più piccoli. Tendono a stare sotto al 10, sì, sì. Perché 10 sono i team Scrum da grande compagnia, secondo me. Sì, sì. Tendono a stare sui 5, qualcosa di 4, 5, 5. Sì, 4, 5, 6. Anche se, ed è questo il mio timore degli ultimi anni, è che la complessità sta tecnica, sta arrivando, cioè sta progredendo, sta andando avanti molto. Kubernetes, tanto per intenderci della situazione, no? Cioè che ad oggi se uno sfigato non puoi non avere non faccio la tua cluster, non hai, esatto, due, cioè, è un tipo di complessità tecnica che non puoi fare veramente, cioè il vero full stack oggi è, e quindi devi avere persone specializzate che dopo, ed è questa poi la difficoltà del facciamo un po' tutti, cioè di mischiare la cosa, però devi avere uno che è un po' più specializzato, che ci sta sotto su determinati temi. Adesso, esatto, data scientist ti serve il gruppo, no, perché è esatto, e questa è la diversità, cioè, che sta entrando, una cosa di meno più immaginabile. Non sono più DevOps, i DevOps sono mai stati ammaestrati. Ecco, quindi io mi pregio di conoscerli un mucchio. No. È allora, se persone dell'IT che culturalmente hanno sempre lavorato da sole riescono a collaborare grazie al movimento DevOps con dei team di scalmanati punk che sono i programmatori, perché visti dal mondo DevOps i programmatori sono dei punk scalmanati, non sempre, se siamo riusciti anche a integrarci con quelli della user experience che sono dei designer che vedono, no? I data scientist sono un altro pain, perché sì, adesso parlano matematica, il mondo per loro è preciso, tutto quello che poi dice prendo, sì, e poi ci vogliono 2 milioni di anni da tavolo, convergerà poi un po' la diversità, però cerchiamo di adesso, però c'è quella roba, esatto, lì che espande, esatto. Cerchi di contenere, però sì, cioè sotto il 10 tutta la, esatto, perché è lo stesso problema che vedo in giro, che col fatto dei data scientist, degli specialisti eccetera, che tendono a ingrossarsi, mentre quelli efficienti, efficaci meglio, sono più stretti. C'è il discorso dei pochi ma buoni, se vuoi si può parlare anche degli junior. Gli junior della diffusione della conoscenza, sì. Eh no, perché un'altra freccia divergente sulla dimensione del team ce l'hai con i junior, perché se te ne vuoi pochi, o dico vabbè, ne prendo gente molto brava, no? Perché così riesco a farne ancora di meno. Ma funziona, però poi, tutti su questi lati. No, però poi c'hai il problema del, cioè per me sì, sì. Se vuoi l'efficienza tutta la vita. Siete d'accordo tutti? Assolutamente sì. Cioè le superstar sono sempre più rare. Però quelli che non riescono, no, a i problemi sono lavorare, se ne va via uno per fare, se c'ho 4 teste di cavolo, per dire, vabbè, certo. Passano la giornata a insultare l'editor più dall'altro, a discutere. Però sai, questa cosa, cioè, ho litigato con più persone, cioè
nel senso che la mia, io lo do come prerequisito di professionalità quello di non essere una testa di cazzo. Sì, va messo nel pubblico. Ma faccio una mosca bianca nel nome mercato di testa di cazzo. Sono bravo e sono anche una testa di quella roba. No, però cioè, voglio dire, delle grandi aziende, noi abbiamo dei partner, questi, quelli proprio le superstar che vivono in una caverna, hanno la loro Kanban board, i team li prendono per fare delle consulenze specifiche su quello che usano gli dei e lavorano per conto loro, perché tu non puoi obbligare uno a essere gentile se a me è giusto addosso. Faccio una domanda sbigliata però. Le aziende che nelle aziende si trova una gran varietà di persone, quindi non sempre è possibile fare green. Immagino che simpatico, cioè abbiate visto, c'è una gran varianza. Serve solo gente brava per fare XP o si può essere anche migliore? Mi sembra che questo parere di Gabriele è abbastanza... Almeno uno, però, dobbiamo definire no, cos'è almeno gente. Uno. Esatto, e cosa intendi per mediocri? Qual è una voglia di lavorare? Perché uno può essere mediocre, può essere mediocre perché non ha avuto l'occasione di studiare ancora, alle prime armi, però una domanda che a me fanno da coach che tante volte mi mette in difficoltà, quindi chiedo a voi come siete bravi, è il manager che ti dice abbiamo un team, abbiamo 5, 10, 15 persone, non voglio questionare sul numero, alcune sono brave, altre sono più svogliate. Che si fa? Perché è il termine, perché se è poco brava, però se ho voglia di imparare è un conto. Ti faccio un'iperbole. La catena di produzione funziona perché è facile da capire, quindi se io dico all'operaio come fare un movimento diventa predicibile. Da questo peso un po' di anni fa l'operaio era così una volta, no? Cioè non è per esempio che gli operai adesso fanno le scuole perché sono controlli automatici e devono controllare della roba per cui serve il cervello. Non è più così, spero. Non è più così, è una macchina. No, però aspetta, ti dico, a me è successo in una grande azienda italiana e che a un certo punto il manager mi ha detto guarda che queste sono le persone che troviamo nel mercato. Queste sono le persone che ho. Mm-hmm. Già hanno imparato l'SQL, quando erano arrivati l'SQL non c'era, già gli ho fatto imparare quello e tu adesso mi parli di queste cose qui, cioè sono sì sicuro, bello, però tutto sto possibile è tutta l'applicazione a me il posto per la sviluppatore con già va a portarmi sotto il braccio a 40 euro al giorno, cosa che neanche lo paio, per fortuna adesso. Sì, però cioè, quando mi chiedono queste cose, io dico, signore, c'entra questo con l'altro, c'entra col buon senso. Cioè, se io vado in un ospedale e c'ho uno che non ha la laurea in medicina, che ha un visto di mano, ho un problema. Cioè, ho un problema io che sono steso. Cioè, se... Ma è un problema se, che... Non, però per se anche stato venduto, se non assumono personale qualificato, che sappia programmare, che sappia scrivere un programma, pensi che funziona? Cioè, no, adesso uso Scrum e funziona tutto. No, però c'è uno che sappia lavorare. Cioè, il problema è che è stato venduto perché vende benissimo. Sì. Cioè, la polverina XP vende benissimo. Cioè, quindi dici, questi ne abbiamo 10 che li abbiamo pescati a strascico ieri notte. Adesso un bambino grande. Io volevo farci la fare. Potrebbe essere il mondo dei ristorante oggi. È un limite dello sviluppo software. Non si deve perché venderebbero anche la nonna. Prendere qualcuno. Sì, però noi non facciamo. Possiamo dire, io ti posso identificare una persona che non sa lavorare in una settimana, però dopo, cioè, non posso dire, adesso ti pongo la mano e tu diventi un programmatore. Se lo facessi sarei ricco. Trovo estremamente, estremamente più efficiente selezionare correttamente le persone che non cercare, perché
per alcuni si può fare quel 10-15% quasi immediatamente, per un altro 10-15% mettendoci tanta effort, ok, perché cioè, hanno tanta strada da fare, per il resto è una pena indicibile per tutti quelli coinvolti. Inutile. Inutile, ma anche per loro, cioè per tutti è una pena indicibile. Cioè quindi, e purtroppo però se non hai la massa critica è difficile che la massa poi... sono quelli bravi che dicevi prima. Se non hai una massa critica, io l'ho visto più volte, cioè se hai un team di 8 persone, per cui una è una di quelle che non vuole fare click perché nella vita vuole fare altro, cioè non gli interessa niente fare determinate cose, eccetera, eccetera. Quello lo capisce nel giro di una settimana che non è il posto suo. Se invece comunque sei 60-40, parte una guerra infinita che se non è sostenuta con le armi pesanti dal business sopra, cioè non vince nessuno. Cioè è la guerra di trincea, cioè morti a caterne. Mi aggancio alla domanda di prima, quello che DevOps, e DevOps dice prendi tutta l'organizzazione. Sì, no, 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 è proprio, cioè per me oggi la pratica prima dovrebbe essere quella della selezione delle persone. Però anche cioè, stabilito il fatto che parliamo di professionisti, che parliamo di persone che conoscono il mestiere, che abbiano anche le skill per poter lavorare in team, perché mi sembra strano, ma adesso il software si sviluppa in team. Emotivamente, psicologicamente, sono 20 anni, 30 anni. Emotivamente quello che si può fare con un programmatore, però la cosa che io ho visto è che ad esempio lavorando per grosse aziende sul Germania, che hanno tanti più, molti, cerchiamo di non dare mai più di uno new bo per team. Esatto. E il new bo ogni tanto sono io, perché io per imparare come si fa a usare C Sharp, che io venivo usato, non lo conoscevo, sono andato a fare un po' di pratica con un team e in quel momento io non sono al 100% operativo, sono un po' una palla al piede, per cui vado a far bene con uno più bravo, ovviamente cerco di prendere, poi però uno riesce ad assorbire. Due comincia ad essere un po' pesante, tre è veramente molto pesante. Uno, insomma, che sappia programmare, per cui sei utile, lavori, però c'è uno più bravo che intanto ti insegna un po'. Questo è normale, non puoi avere delle percentuali troppo alte. Cioè. Questa me la sono la pratica l'hiring, la pratica principale. Per me sì. Sì. Sì, per instaurare una cultura aziendale che sia allineata e fa stare bene poi le persone. Cioè, proprio... nel primo talk che avevo fatto da professionale programmatore, tra l'altro la Agile Day, c'era la slide non fare l'eroe. Cioè la cosa che mi fa morire il cuore quando vedo certi programmatori che potrebbero fare delle cose, vivere una vita lavorativa esageratamente migliore, potrebbero fare bene in aziende che li vogliono così, restano magari in aziende a sostenere la baracca con degli sforzi indicibili per sentirsi utili, cioè c'è una componente umana della situazione, perché è bello entrare in azienda e sapere che sei quello che tiene in piedi tutto, tutti ti adorano, bravo, eccetera, eccetera. Però cioè, cioè c'è una cosa che ti sta erodendo che tu non la vedi, cioè, capito? E prima o poi cioè il famoso burnout che ti viene. Cioè a un certo punto la mattina ti svegli e non è bella di fare una mattina e ti sei spento. Vorrei evitare. E dopo fai due anni di coach, due anni. Mi presenti un po', cominciate a parlare tutto il giorno con della gran gente. Non è mica male programmare. Va bene, chiederai ai miei colleghi se ho dimenticato qualcosa e poi. Io avevo una domanda. Però appunto, siccome sono le 9 esatto, e cioè, non voglio, in realtà non volevo fermare questa situazione fantastica. Però possiamo andare avanti. Non lo so, cioè nel senso se... L'orario era fino alle 9:30. In realtà, cioè, se lo spazio c'è... Cioè no, volevo chiedere agli speaker intanto se gli ospiti, se
sentite bene, se no proseguiamo. Se dopo c'è una birra, posso... Poi chi va? Sa che io ho una capacità limitata, no? Dopo c'è sì, birra e pizza, quindi... Basta sta che questo non sia troppo troppo in là. Va bene. Perché dai, andiamo a cercare e mi fa sete, no? Andiamo in 15 minuti. Io sono emozionato da questa situazione, proprio non si presenta, sono contento. No, ne volevo approfittare per fare una domanda che è un mio cruccio. Perché si è parlato di XP, di comunque di come è nato, l'evoluzione, comunque sono cambiate tante cose rispetto ai primi anni 2000 in cui è nato. E una cosa su cui ci si scontra adesso, comunque una cosa che va affrontata adesso, è il smart working, o comunque il remote working, team distribuiti, singoli che lavorano allo stesso progetto. Mi chiedo XP come secondo voi si può conciliare, se si può conciliare queste cose, cioè come, qual è il rapporto tra, cioè perché comunque viviamo in un mondo, in un sistema che sviluppa software in modo molto diverso rispetto a quello che era quando è nato XP. Quindi hai fatto un manifesto con i GitLab, non so se ne hai qualcosa riguardo. No, non so, mi chiedevo nella vostra esperienza, secondo voi, come, oppure se sono due cose che ci trovano in una. Allora, sul tecnico, aspettiamo il momento. Inutile che ti risponda per primo io, visto che si contribuisce. Anche noi, io ho fatto per anni parte di un team che ha sede a Berlino, come senti dall'accento, io vengo sono un po' più per Roma di Berlino. E io sempre, noi abbiamo delle regole strettissime per poter lavorare come team, anche il quarto d'Italia è completamente distribuito. Completamente, non ce n'è uno che ha la stessa sede. Noi abbiamo regole molto strette, cioè di vederci ogni mese, di fare gli coach camp remoti e fisici, cioè prendo l'aereo, vado su a Berlino, ci troviamo tutti lì. Una volta l'anno ci troviamo in tutto il mondo, quest'anno a Marrakesh, quindi tutti quanti da tutto il mondo ci ritroviamo fisicamente per passare 10 giorni insieme a fare uno sprint. È molto importante conoscersi, non si può fare tutto remoto. Detto questo, è necessario farlo remoto, quindi tutti gli strumenti, Slack, bla 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 bla, bla ci aiutano. È più efficiente che farlo tutti collocati? No. Quando siamo tutti collocati andiamo 4-5 volte più veloci, siamo estremamente più produttivi. È possibile farlo? Sì, si fa di necessità di tutto. Con tutti gli attrezzi del RAB, ha scritto un libro remotamente, ognuno col suo pezzo. A un certo punto ci siamo stancati e ho detto: basta, ci troviamo tutti quanti a Vienna e lo finiamo, se no non riusciamo a farlo. E il costo del viaggio per andare là era inferiore al disagio di dover continuare ancora. Il time to market sta diventando molto più importante che il costo del non so se vabbè, ho detto una cosa brutta. È stato cattivo, però è molto importante buttare la roba in produzione il più velocemente possibile. Adesso siamo alla terza versione. Sì, è possibile farlo, ma non è. Lui ha fatto un talk sugli strumenti per lavorare in remoto che usiamo. Lui ha una certa esperienza e sviluppiamo questa. Ciao. La cosa che non c'è adesso forse sta arrivando è proprio uno strumento per programmare insieme. Uno che funziona bene. C'è quella roba dei bene che sono dedicata di dire. Non l'ho ancora trovato, sta nascendo qualcosa, non l'ho provato. L'ultimo video studio Code, Atom, c'è una. Forse dipende anche un po' dal tipo di software. C'era Screen Hero che funzionava bene e quindi l'ha comprato Slack. L'ha comprato Slack e l'ha cedito. Ce n'è uno, un ex di... c'è un Tuple che sto sedendo. Tuple, esatto. Però lo farò solo per Mac e io... Hai una macchina che funziona. No, non uso Mac per principio, sono un anti-fan. No, è appunto tutto quello che ha detto Roberto. E sicuramente meglio stare insieme, c'è poco.
da dire. Però se mi fanno qualcosa che mi limita un po' le difficoltà del PEA, proprio del lavorare insieme remotamente, secondo me è un salto avanti. La mia difficoltà è quella di fare le cose remote, finché tu fai tu e faccio il mio, siamo abbastanza a posto. È faticoso, il remoto è ancora più faticoso. Sì, però se non solo il PEA, nel senso tutte le tante pratiche sono... No, insomma, cioè... C'è quella disciplina. Ribadisco quello che ci diciamo spesso. Non c'è nulla come lavorare insieme. Sì. Però ci sono i mezzi e ci sono i modi per fare in modo che lavorare di distribuito sia comunque efficace. Sì. Atto salvo che, come vi ho ascoltato, ogni tot però vi bisogna vedere. Esagero alcune cose, tipo la professionalità. Cioè, difficilmente puoi fare onboarding, cioè diventano molto complesse determinate cose. Ah, onboarding no, fisico. Esatto, se non sei remoto. Se non sei già con la schiena dritta, per usare la metafora di prima, cioè da remoto, cioè, ti manca proprio il grip, capito? Cioè, l'onboarding lo puoi fare remoto, però devi avere il triplo di contatto rispetto a uno con cui già hai rapporto di lavoro con soldati, trippo, guarda, quindi molto vuoi. E bisogna essere molto più organizzati di come saresti organizzato se ci fosse con l'ufficio. Però oggi, a parte l'hiring, cioè che è uno degli enormi vantaggi dell'essere distribuiti, l'altro vantaggio enorme che trovo è che oggi siamo molto, cioè abbiamo privilegiato negli ultimi anni gli aspetti interattivi della collaborazione rispetto a, cioè c'è poco deep working, cioè c'è sempre meno deep working, soprattutto quando si lavora tutti insieme in una stanza, cioè si fa fatica a essere, dici adesso mi prendo 2 ore concentrato e faccio questa cosa, cioè c'è sempre, per natura, prima di tutto questi strumenti qua che ci hanno educati ad essere interrotti ogni tot. Quando Francesco riesce a usare il cellulare, quello dopo. E non può, cioè non dovresti, non potresti. E quindi, cioè, l'essere da remoto ti salva un pochino da questa cosa qua, perché cioè, ti puoi disciplinare meglio rispetto alle interruzioni che vengono dall'esterno. Sì, devo dire anche anch'io. Io prediligo lavorare in presenza, però un giorno alla settimana a casa, concentrato. Beh, quello non è proprio remoto, quello non è proprio remoto, per esempio in certi posti su Germania ci sono delle stanze per poter fare questo, cioè è opportuno che certe coppie ad esempio si tolgano dalla stanza del team per isolarsi, per fare, hanno bisogno un po' di pensare, ok? Ed è socialmente accettabile. Proprio ci sono delle stanzine dove puoi fare questo. Il consiglio che do io per il team molto distribuiti è che abbiate dei posti separati con degli schermi apposta, in modo da avvicinare, non lesinate in schermi, connettività, eccetera, e soprattutto non fatelo dove c'è altra gente che lavora, perché è devastante. Cioè, in un ambiente di quel genere lì, se io li avessi 3 mezzi team e gli altri mezzi team, uno in Cina, uno è in Canicati e l'altro a Monza, farebbe un casino random, cioè, perché devi tenere il volume più alto, quindi disturbi gli altri, uno che parla in inglese, l'altro che fa la battuta in Cina, si capisce più. sì, cioè, a quel punto poi parlano fra di loro, cominciano a parlare in cinese, cioè bisogna attrezzarlo, per far bene bisogna proprio separare in modo che si creino ambienti virtuali. E poi in tutto questo il cliente anche mi chiede, cioè no, nel senso, sì. Sono tutti distribuiti, poi c'è anche il cliente che... Beh, il cliente è sempre buono. E cazzo, cioè, il cliente on site... No, il customer on site fa parte del team, allora lo stesso problema. Sì. Però io ho visto che negli open space così, se tu hai che i team sono di... è troppa confusione, mettete delle separazioni e mettete magari degli schermi in più per fare in modo che quando io faccio pairing con lui
non abbiamo solo lo schermo normale, ma ho la sua faccia lì col microfono, cioè ci dobbiamo proprio parlare. Cioè mi giro e dico, ascoltami quello che hai fatto, ragazzi, uno schermo costa 80 euro, 110 euro, ma stiamo scherzando, non sono neanche... Prendo un gancio su questa cosa che dici, perché sto proiettando questa cosa in un'altra esperienza, e effettivamente le aziende in cui ho lavorato meglio sono le aziende in cui, oltre a persone brave, avevo anche a disposizione strumenti tecnologici eccellenti, quindi non avevo budget illimitato, però insomma, se volevo un software, 2 ore dopo ce l'avevo, se volevo uno schermo, andavo in un altro piano, me lo prendevo, eccetera. Fa la differenza, secondo voi, oltre alla capacità tecnica, il poter avere o non poter accedere a degli strumenti? È molto essenziale. Cioè, io in generale, non solo nel lavoro, che fa la differenza tra funzionare e non funzionare. Quello che vedo io, che anche io ho girato un pochino, è che in effetti c'è una scarsissima cultura anche dell'organizzazione degli spazi. Sono ancora aziende che impongono legge. Cioè, il coworking che impongono legge. No, che sia guai o che sia guai, sì. I coworking sono una questione a parte, ma le aziende che fanno soldi con la tecnologia, la natura della .com per esempio è radicalmente diversa anche fisicamente da come è organizzata un'azienda italiana. Ci sono spazi, come dici tu, prenotabili, ci sono strumenti più avanzati, non si lesina. Cioè, quello che una volta era prendi gli strumenti migliori che i soldi possono acquistare oggi, non so chi fosse, magari era uno dei pezzi di jewel test, forse. Cioè, è semplicemente il rapporto costo-valore. Cioè, in Facebook avevano un distributore che lavorava a Doccioni, diceva che c'avevano un distributore della roba elettronica, perché lo sbattimento di un tizio che deve prendere la tua tastiera, il siero, prendere la tastiera, datene un'altra, costa di più che darti una tessera precaricata con, tu puoi, hai diritto a 3 tastiere, se ti si rompe la tastiera, però sei grande abbastanza, la metti tra le tastiere rotte e vai a prenderti la tastiera. Ma su da un distributore. Facevano anche, ne parlavano, ma dicevano addirittura anche la macchina del caffè, di fai prendere una bella macchina del caffè così la gente è soddisfatta. Il contenente non deve andare in giro per la città a cercarsi il caffè a 2 chilometri, perde tempo, perde mezz'ora per prendersi il caffè. Investire su qualsiasi cosa, anche che non sia tecnologica. Le sedie, qualsiasi cosa, cioè veramente. Ma questo in generale, qualsiasi professione, devi informarci. Permettimi, è un indizio della cultura aziendale che non a caso dici. Esatto, cioè il fatto che abbiano preso in considerazione queste cose forse implica che ne hanno preso in considerazione altre, forse implica che hanno capito più o meno come si sviluppa software, cosa vuol dire knowledge working, cosa vuol dire queste cose qua, anche perché per le aziende veramente queste cose, cioè il costo reale, visto che poi le scaricano, cioè voglio dire, scusate, una sera in un albergo a Milano costa 150 euro, questo è come un monito di cosa stiamo parlando. Cioè, io lavoro male in remoto per il costo di una sera in albergo a Milano. Cioè, questo ti fa capire la considerazione che ha di te l'azienda. Sì, c'è stato un team con cui collaboravamo che gli abbiamo comprato noi in Jabra, quello per fare video. Ma se lo chiediamo noi, lo otteniamo fra 8 mesi. Sì, anch'io. Mi capita spesso. Ascolta, cioè, lo meglio che metto delle spese. Sì, cosa vi serve, ragazzi? Ci serve una telecamera Logitech. Una telecamera Logitech che da 30 euro cambia la vita del team. Perché metti la telecamera sopra la board, saluti gli amici dall'altra parte, hai il monitor di fianco alla board e loro possono fare lo stand up con te. Una telecamera da 30 euro. Ci sono posti in cui esistono le webinar pazzesche e gli sviluppatori non ci possono entrare. Questo è un po' più di va bene, chiuderei che siamo verso le 9:30. Ci sta ancora una volta, se vuoi. Ce n'è un'ultima, dai. 3 minuti. Sì o no, però? Esatto, false, se parlate di avere persone formate, ma come si fa a formarle e formarsi e se ha senso una scuola di XP? Sì.
Ma assolutamente senso, ci siamo stati anche più di un esperimento fatta proprio da voi, no? Sì, sì, sì. E sì, c'è cioè la formazione continua, come si fa, cioè è uno dei temi purtroppo abbastanza tristi, penso che non sappiamo oggi come si fa a insegnare a programmare, è una grandissima tragedia, cioè più o meno, però cioè, sembra quasi che ci sono delle persone che imparano a programmare indipendentemente da quello che fa, cioè da quanti sbagli commettono durante il loro cammino su come si fa a imparare a programmare. E c'è gente che indipendentemente da quanto bene glielo spieghi in realtà non imparano quasi mai. Non so se questo dipende dal nostro modo di spiegare come si fa a programmare, non so se dipende dalle persone, ci siamo veramente dalle attitudini. Sì, cioè, tu puoi spiegare a me come fare un lavoro manuale, non lo puoi spiegare bene, ma cioè, non lo so mai, cioè, non lo so esattamente da che cosa dipende, però siamo veramente veramente agli inizi su come si fa a spiegare. Sì, perché per esempio la mia formazione è stata estremamente inefficiente, cioè, mi rendo conto oggi, cioè, che sono stato estremamente inefficiente nell'imparare a programmare. Ne ho perso tantissimo tempo, però avrei potuto impiegarlo molto, molto, molto meglio. E come si fa? Cioè, se una lezione che hai imparato? Una, solo una. Però. Vai, parlate. Però secondo me una cosa che aiuta è il payer. Il payer. Quello aiuta tanto. Quello che aiuta avere un mentore, qualcuno, cioè, che ho barcato la soglia di una conferenza, ho conosciuto delle persone, che alcune sono sedute qua, e cominci ad avere delle figure di riferimento. Non ti insegnano nulla direttamente, però tu le guardi, le osservi, capisci cosa fanno, come lo fanno, questo è un cambio radicale. Perché il lavoro del programmatore è 30% la tecnologia, la tecnica e quant'altro, molto l'attitudine, sapere quando risolvere il bug, quando come parlare col cliente, come convincere uno che quella roba lì non serve. Cioè, c'è molta roba che non trovare sui libri è abbastanza Mi verrebbe da dire che oggi è molto più semplice di una volta, quello che diceva prima Gabriele, che andava negli angoli a cercare le persone che avevano gli stessi problemi. Da una parte sì, dall'altra no. Oggi c'è talmente tanto materiale che io oggi... Sì, no, ok, forse c'è però tanto. Però sì, la complessità è talmente tanto più alta. Però voglio dire, come dicevi tu, utility, nel senso, ho tante persone che me lo possono spiegare fatto bene, lo guardo da casa mia, una volta non era possibile. Però concordo, il mentore che ti mette su una strada, perché oggi se apri il browser e cominci a cercare non capisci niente. No, sì, di morire di aver informazioni. Muori perché poi ci sono riferimenti circolari. Cioè, quindi, ma quindi devo andare a studiare questo, poi devo andare a studiare quell'altro, non potrai mai finire. Quindi c'è bisogno di qualcuno che ti indirizza. No, sono molto d'accordo sulla cosa, soprattutto dal punto di vista professionale. Cioè, distinguiamo, le materie sono un conto e fare un professionista un altro. Cioè, noi stiamo parlando del professionista, non delle materie, perché le materie singolarmente le insegnano anche le scuole medie in Inghilterra, adesso le insegnano Python nelle scuole medie, ok? Sì. Devo imparare a soffrire, quindi piccolo, ci vengo su con la schietta. Però sono persone che conoscono la matematica, non sono dei matematici, mentre noi abbiamo bisogno di professionisti. Per diventare professionista devi fare una scuola per professionisti, è diverso proprio. Cioè l'università ti dovrebbero insegnare a diventare uno scienziato della programmazione, un cultore di quello specifico campo, non al liceo. Ciao, mi sembra. E quindi è di quello che stiamo parlando, cioè una scuola per professionisti. Quello era. Paradossalmente la prima parte, quella di imparare il linguaggio di programmazione, attualmente con la diffusione di Python sta diventando veramente un problema, nel senso che lo impari veramente molto molto in fretta. Da saper scrivere in un livello di programmazione, da saper programmare, cioè, non c'è la semantica proprio del linguaggio. È il linguaggio, perché io ho provato a prepararlo online, dopo cose che
vado da qualcuno che lo sa, che me lo spieghi, perché è online. Perché sai, se fai qualcosa di completamente diverso, non è mica così. Purtroppo non voglio interrompere, però il tempo, anche per rispetto a chi deve tornare fuori Milano. Andiamo a mangiare. Quindi talk, ma non solo, piacerebbe anche fare un po' di parlavamo a Socrates con Gabriele che ha aperto il gruppo, ci piacerebbe anche fare un po' più di community, quindi incontri in zone, insomma, cata insieme o anche gruppi di studio, magari guardare qualche video insieme, commentarlo. Secondo me serate come queste sono di un valore pazzesco rispetto a un incontro frontale che ci guarda tutto. Quindi insomma, seguiteci, ancora non abbiamo una data per il prossimo incontro, però Meetup, Meetlist, Twitter, a presto ci saranno novità. Nonostante questo i talk ci piacciono? Sì, avete proposte? No, vogliamo alternare, però insomma se avete proposte di proporre un talk, spiro, attorno, scriveteci e insomma troviamo un modo di... Ah, il 18 vabbè c'è l'open source startup, venite tutti a fare un po' di open source qui. Voilà. Va bene, continuiamo su Pizzeria Pizza. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.